Credo che sia un giro di boa fondamentale che rafforza, dà entusiasmo, più squadra e soprattutto mi lascia anche più libero di agire come sindaco anche in iniziative forti per la città come i rapporti con il governo. È stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la nuova squadra che compone la giunta comunale. Sono 5 nuovi ingressi, oltre ad alcune redistribuzioni delle deleghe e dall'assunzione da parte del sindaco della delega alla mobilità, le cui funzioni saranno però affidate all'ex assessore Anna Donati, che resterà a collaborare a titolo gratuito per portare avanti il progetto di mobilità sostenibile. Mario Calabrese, Nino Daniele, Alessandro Fucito, Roberta Gaeta e Francesco Moxedano fanno così il loro ingresso in giunta. Abbiamo ben chiaro che sia l'Università Verde di Napoli che il Comune di Napoli, anzi prima il Comune e poi l'Università, chiaramente i loro 20 obiettivi è il principale quello della rinascita, comunque della ripresa per la città di Napoli, comunque del benessere per la città di Napoli. La cultura e il turismo costituiscono la nostra grande impresa e dobbiamo fare in modo che questa grande impresa, che è fatta di tanta innovazione e creatività, di tante capacità, anzi l'obiettivo è utilizzare e creare anche nuove capacità, si traduca in questo momento in risorse anche economiche e in fonte di occupazione e di lavoro per le straordinarie forze, talenti di cui disponiamo in questa città. Una gestione pubblica del patrimonio, preferibilmente senza intermediari, che possa essere una scommessa nella epoca della crisi economica, del disfacimento dei servizi pubblici, della difficoltà di ciascun ente pubblico a fronteggiare i crescenti bisogni derivanti anche da una forte crisi economica. Sostegno che sono certa di poter avere anche da tutti coloro che rappresentano le vere risorse di questa città, scarsamente valorizzate e conosciute, con cui ho lavorato fianco a fianco per anni. Tutti coloro con cui ho condiviso anni di fatica e battaglie, speranze e delusioni, con cui so di poter continuare a condividere obiettivi da realizzare insieme, attribuendo il giusto peso al ruolo svolto da ciascuno e cercando soluzioni concrete e possibili nella consapevolezza della complessità del contesto e del momento contingente. Il mio impegno vuole essere rivolto a un rapporto costante e continuo con tutto il personale e di tutte le professionalità e con le organizzazioni sindacali, che è parte fondamentale del personale che compone l'azienda comune. Hanno fatto un lavoro straordinario gli assessori uscenti, perché governare Napoli senza soldi è stato complicatissimo. Adesso abbiamo maggiore esperienza, maggiore radicamento sul territorio, una maggiore anche conoscenza della città, quindi io credo che ci siamo rafforzati. Prima avevamo 12 persone che erano, come dire, molto simili e vicine al pensiero del sindaco, adesso ci siamo allargati, una giunta più aperta, più forte, io credo ci siamo rafforzati e stiamo andando bene. Io sono molto fiducioso per le operazioni che abbiamo messo in campo nel passato, per quelle che stiamo facendo e per quelle che verranno.